Oh, porco Dio, mi è successo amore. E pigri rosso di spalle. Per soddisfare, sai cosa devi fare? Devi piantarglielo dentro, tenero come un ciovo. Hai capito che cosa vuol dire? È tutto qua. Dio è po' stradale, ma è detto Dio che. Non capisco un cazzo. Allora, fra poco, a Dipre per il sociale, ci sarà Cesco Omare. Omare. Cesco Omare, mi conosci mai Dio che? Sono un fenomeno, sono nato qua a Vescovana e dopo ti dico anche un'altra roba, io sono un leader. Però leader non si nasce, si deve diventare. Ma per diventare leader tu devi essere più potente degli altri, ma per essere più potente degli altri devi aver studiato, devi sapere quel che dici e devi dare una risposta, saper dare una risposta a tutto quello che ti fanno. Allora diventi un leader, se no, se non sei leader, sei un qualcosa che non conta. E cosa vuoi dire a tutti, a quelli che invece, tu hai tantissimi ammiratori, ma ai tuoi nemici cosa vuoi dire? Ai miei nemici, io non ho nemici perché ho tanti amici, ma se c'è un nemico, io ogni pugno ne copro uno, in 2 secondi dovrei occupare io qua. Allora fra poco rimanete con noi di Dipre per il sociale con Cesco, alfiere della Veritas Moderna, a fra poco. Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Dipre. Sull'intelligente segnalazione critica del signor Federico Mirabelli mi trovo a Vescovana, nel sud padovano, ai confini con Rovigo. Qui vive, qui è nato, a 1 chilometro di distanza da questa piazza, un monarca. Mi chiamo Cesco Omare. Cesco Amore. Omare, no amore. Amore, mi amo e fighe. Mi chiamo Omare, però mi appincio la mattina e la sera. Delle fighe internazionali. Allora, sono qua per fare questa intervista perché ce l'ho un po' con i politici, nel senso che la gente fa fatica a trovare di lavorare e loro mangiano i soldi. I politici devono pensare per i giovani, per il futuro dei giovani di oggi, perché non si arriva a fine mese, ok? Quindi come fa uno a sposarsi, a creare bambini se non prende soldi? Punto di domanda. Get back, you only want to know. Get back, you only want to know. A tutti quanti vorrei dire, amate le donne, però sappiate amare bene. Le donne devono essere amate, pinciate, però alla fine devono essere coccolate, non lasciatele là come della merda. A dopo dovete volerli bene dopo aver fatto l'amore. Dopo vi insegnerò a trovare il punto G delle donne. Che cos'è il punto G? Il punto G è un apparecchio così grande come un euro che si trova a 4 cm di profondità nella parte superiore della gnocca. Voi trovate quello e allora sbora come com'è. Pensate che adesso in America non si fanno più le tette, si fanno allargare il punto G, perché così godono di più. Quanta sapienza in queste parole. E allora, avete capito, perché avete un monarca? Intanto Cesco è attentissimo ai problemi sociali, non a caso è qui al Dipre per il sociale. Ha scelto questo abbeveratoio che è indicazione culturale, latinista, di profondità. Ma Cesco è così, ma ora non sei uno che le mangia. Cioè, Cesco, che cosa ti fa indignare? Dai, perché. A me, mio papà e mia mamma mi hanno insegnato di essere onesto, sincero e leale nella vita. E non ho paura di nessuno, Dio, perché ogni pugno ne copo uno, in 2 secondi dovevo occupare.
quindi no, è giusto. Non si deve avere paura di nessuno. Se tu vai la faccia pulita, non ho paura di dire niente io, hai capito? Cosa pensi di quel sindaco che ha vietato le bestemmie con una multa di $300? No, 300 euro. Allora, c'è un sindaco che ha fatto un'ordinanza che è qua vicino, tra l'altro. Io non voglio creare polemiche, ma non sono queste le cose che risolvono i problemi della nazione italiana. Le cose che risolvono la nazione italiana sono il lavoro, trova da lavorare alla gente, fa aprire delle ditte, delle fabbriche, alberghi, che alla casa la gente lavori, hai capito? Se uno bestemmia, prova tu a arrivare a fine mese, non avere soldi, se hai una famiglia da mantenere, a non bestemmiare. Prova. Provalo, Dio cane. Un'altra cosa, vabbè, quindi problemi sociali, problemi politici, però il tuo messaggio è rivolto alle donne, giusto? Sì. Alle femmine, sì. Alle opere d'arte mobili. Allora, che cosa vuoi dire a quelle che ti stanno in questo momento guardando? Beh, alle donne vorrei dire che le donne bisogna sempre trattarle bene, perché l'uomo senza l'amore è un uomo finito. Devi essere sempre accompagnato da una donna se vuoi andare avanti nella vita, perché l'amore è la cosa più bella che c'è. Se tu non fai l'amore 2 o 3 volte alla settimana, sei un uomo finito. E siccome che qua in giro c'è tanti tusi, chi beve, chi fuma, è più duro, non vedi? Non tocca pinciare le nidi o canaia, io capisco, adesso stufo perché qua mi impinè, eh? A livello sessuale cosa fai? Beh, a livello sessuale quando capo l'amore con la donna, punto primo che mangio le tette 10 minuti e dopo passo nella parte inferiore che è la gnocca e che mangio un altri 20 minuti e sboro come una camera e dopo è l'idea che mi domanda il cazzo, hai capito? In che modo te lo chiede? Me lo chiede anche in un modo brutto, perché le donne devono essere soddisfatte, però piano. Quando fai l'amore è il dopo che è il bello, devi trattarle bene, coccolarle, non lasciarle là come una pecora, hai capito? Devi volergli bene e allora loro ti amano. Invece qua la gente se li fa pinciatina, tantà e dopo gli vai in letto. Non serve un cazzo. E adesso e cosa pensi invece di quelli che non degli eterosessuali, ma dei gay, delle lesbiche? Beh, a me lesbiche mi piace, perché io figa che se mangia la figa mia è più duro. Se dopo vuoi capendo tra me e mia non è domato, dopo dei gay. Io sono sempre stato fatto in questo modo qua. Ognuno fa la sua vita, sei gay. Fai bene essere gay, perché se ti senti gay, fai gay. A me invece mi piace la figa. Quindi io non ho niente con i gay, facciano pure le loro robe, tanto che è pari come noi, insomma. E allora adesso, guardate la sua abilità musicale, ci propone una grande canzone. Dei Creedence Clearwater Revival. No, I know you're alone, woman. And I'm gone, no, gone, no. I know she's an old woman. I already know you're alone. You're the only one. You're the alone. You're the alone. Un applauso a questo. Un applauso grande. Allora.
Allora Bianca, scuro che non vedo più niente. Dimmi. Cesco, c'è spazio per una tua ultima... volevi proporci una tua storiella, qualcosa? Una mia storia? Una barzelletta, qualcosa volevi proporre? Ah sì, vabbè, adesso vi racconto una barzelletta. Anzi, prima di raccontarvi una barzelletta, pensate, volevo dire che io sono cristiano, tiro tante bestemmie, però io vado sempre a messa e dico le orazioni tutte le sere e tutte le mattine. Qualcuno potrà dirmi anche ignorante, ma io sono un cristiano vero. Però dopo mi fai i casi miei, Dio, che bestemmo che voglio, poi i casi miei, non mi interessa un cazzo di nessuno, perché qua faccio è pulita, sono pulito. Adesso vi racconto una barzelletta. Una volta qua un frate mi ha raccontato una barzelletta, adesso ve la racconto. Allora, alla domenica dovevo dare la particola, no, ai fedeli, no. Allora, comincio con le particole, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo. Arriva alla fine, ne rimane uno senza, non ha più particole, che cosa fa? Va in mano con la tasca, prende una gommetta di quelle tonde di una volta per cancellare quando scrivi con la macchina da scrivere e gli mette in bocca quella là. E lui inizia, va al posto e comincia a fare, a masticare, no? A un certo punto, dopo un quarto d'ora che mastica, il suo amico gli fa, ascolta, ma non hai mica ancora mandato giù quella particola là? Dio canga, corpo di Cristo, corpo di Cristo, a me dice, ma vera va la parte dei nervi, Dio canga, no? Grande, hai capito? Sì, grandioso Cesco. Allora Cesco, ti ringrazio ancora per la tua intelligenza, la tua capacità artistica e anche per le grandi verità che dimostri di saper impugnare. Sentiamo la tua ultima frase finale. La mia ultima frase finale, volevo salutare tutti, ringraziare un po' tutti, però vorrei ringraziare soprattutto, ringrazierò i politici quando faranno il loro dovere per il popolo italiano. Non mangiate più soldi, fate un qualcosa per il popolo italiano, Dio che. Perché qua è una disfatta continua. Allora, vogliamo bene al nostro popolo, perché gli italiani sono forti, non abbiamo paura di nessuno. Lavoriamo per il sociale. Ok? Ciao. Ascoltate il messaggio di questo grande monarca italiano che vive in Veneto. A Vescovana, provincia di Padova. Cesco Omare. Cesco Omare. Targa Francesco. Nato a Vescovana il 29/11/51, praticamente con 63 anni, ma se ti ne trovi uno da 20 anni che mi fa queste robe qua è su e giù, mi sono un fenomeno, il fenomeno di Vescovana e dell'Italia sono io, porco Dio, vieni qua Dio qua. Vieni qua, ecco qua. Questo qua è quello che è il barchino. No, chiosco antico. Il chiosco antico. Da 60 anni. Da 60 anni. E uno sempre qua. Più ha fatto 40 anni in albergo Avolo, i migliori alberghi. Di Avolo al Terme. Grazie allora, grazie agli amici, grazie a Cesco e ti ritroveremo anche in altre occasioni. Complimenti. Ciao, grazie.